Voglio sentire tutti quanti, tutti quanti dite di utopia! Di utopia! Ok, bene. È una canzone d'amore, ci sale dal cuore, con cuore cadosci, stile cantatore, caro ascoltatore, la canto con calore, nessun te comincia a mattine con certe cosciente, carenate le tue scritte, canto in tanti, con sentimenti e sentimenti differenti, canti, lamenti, accordi, strumenti, ricordi, nello scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava, che nunca si bucava, per la mia testa per la parola, l'amore, a Gianna, Gianna, Gianna che aveva un corpo il dottore, la Marinella volata su una stella, la sua che un paio gioveva fatto risa dagli occhi blu, così che persona lì a passerotto non andare via, ancora mia, prima caro Maria, quando l'ho incontrata al palco 7 anni un solo, e se te vede con quel suo profumo buono, sarà per un mio amico che mi ha chiesto un po' di rire, guardare all'aeroporto, lei non vada contattato con i cani, non ci sono le abitudini, che ogni tanto che tu vuoi facciare un chiacchiere, anche se quei tempi ero poco più per me, sono un corso che a con la Maria Fabio. Guardate, c'è un brivido per te. Ho appena realizzato una cosa. Mica ragazzi, pensateci a sta cosa. E adesso nella musica italiana, no? Ci sono dei pezzi che la gente conosce, vedi, ci sono gente che, bambini magari, anche gente piccola che la sa proprio tutta, quindi è un pezzo che rimane. E pensa che figata, in una storia musicale che comprende cose, no? Non lo so, volare, tutti i pezzi più storici, io ci ho infilato uno che parla di legalizzazione, nella storia del nostro paese. Questo l'ho appena realizzato, magari un po' ritardo. Comunque, la storia continua così. Con la Maria Fabio, la prima, non stata con cui non siamo stati insieme. Ho un grande rispetto artistico e personale per il mio socio Fedez, ma visto che ho appena cantato sto pezzo, volevo dire che da quando ha smerdato pubblicamente davanti a tutta Italia il grandissimo supereroe delle cazzate, Giovanardi, è diventato il mio supereroe preferito. Quindi è proprio vero che ci voleva uno che non si fa le canne per smerdare uno che è contro le canne, è proprio così. Grande Fede, fra poco lo avrò su questo palco. Io adesso vorrei proseguire con qualcosa, ma non mi ricordo.